che fa bene all'amore, fa bene all'umore. Quindi le interviste pazze. Abbiamo qui davanti un personaggio veramente importante, una brevissima presentazione e poi la sua intervista. Spielberg impallidisce davanti a lui, De Palma lo plagia, Scorsese lo venera, Cecchi Gori vorrebbe farci sesso insieme e tutti i migliori attori ed attrici vorrebbero lavorare per lui. Regista talentuoso, mente prodigiosa, il Picasso del grande schermo, signori e signori, Marco Trionfante! Prova. Buonasera. Mi sembrava un po' di pigliata per culo. Nubiletta, proprio. Un bel. Un po' sviolinata l'hai sviolinata. Un po' sviolinata l'hai sviolinata. Ma un beletto. Allora, il tuo nome l'abbiamo detto, Marco Trionfante. Se vuoi, ci dici la tua età. 44 gatti in fila, te avrei dati 32. Da dove vieni, carissimo Marco? Napoli. Da Napoli. Sei etero, sei gay o sei indeciso? No, sono etero. Sei etero, sei single, indeciso. Accoppiato o indeciso? Sono accoppiato. Accoppiato, ma il tuo segno zodiacale? Cancro. Cancro, vediamo cosa ci dice Anna Laura con il segno uomo del cancro. È noto che gli uomini del cancro siano assai fantasiosi durante l'atto sessuale. Fantasiosi. La loro creatività si manifesta spontanea quando trovano un partner con un senso giocoso del sesso. L'atmosfera favorita è quella con luci soffuse. La donna ideale per l'uomo del cancro è molto femminile, con seni abbondanti, che amerà palpare e leccare. Aspetta un attimo, Anna Laura, ti ci rivedi, carissimo Marco? Sì, un po' sì. Un po' ci si rivede. Vai. Come conquistarlo? Vai. Un profumo particolare abbinato a un completo intimo sexy che si intravede da una sapiente scollatura o un pantalone a vita bassa. La tua partner ideale sarebbe quella dei pesci. Pesci, partner ideale quella dei pesci. Molto bene, andiamo avanti. Che allora, fai nella dunque, vita? Dunque, che fai nella vita, carissimo? Io mi occupo di teatro. Teatro, però noi sappiamo che c'è qualcosa in uscita, giusto? Sì, il 2 dicembre che cosa succede al Paradiera? Esce il nostro film di cui sono il regista e un attore protagonista e purtroppo c'è anche una nel cast, non voglio fare nomi, Amato. Ma per caso c'è Maria Amato mamma mia ragazzi, film. Applausone, certo, non ho capito, scusate. Quindi ripetiamo la data, al Pala Riviera di San Benedetto. Primo film hard, 2 dicembre. Il 2 dicembre al Pala Riviera a San Benedetto uscirà il tuo film che Affari è Affari Trop Secret. Arianna vieni, mi raccomando, eh. Affari Trop Secret. Bravo, ti voglio bene. Bisogna Affari Trop Secret. Bisogna pronunciarlo con un minimo di accento un po' di napoletano. Affari Trop Secret. Troppo segreto. Scarpetta, cioè, almeno mettetevi d'accordo sul titolo. Come si chiama? Affari Trop Secret. Okay. Allora, carissimo Marco, amore, destino o libera scelta? Amore. Destino o libera scelta? Amore. Amore. Sì, ma l'amore per te cioè, viene dal destino, cioè una cosa che viene dal fato, insomma, una cosa che cui siamo destinati a sbatterci la faccia, oppure decidiamo, è la nostra scelta di sbatterci la faccia. È una libera scelta. Quindi lo scegliamo noi. Sì. Beh, poi il sesso invece, come lo vedi? Il sesso, come lo vedi, Marco? Penne alla puttanesca, cioè bello carico, insomma, sapori smaialati, forti, allucinanti. O pinsimonio. Cioè una cosetta delicata, allora, per a esempio, volte anche salutare. Diciamo. Se tu mangi la puttanesca tutti i giorni, insomma, te sfonda, te fa male. Se invece mangi il pinsimonio tutti i giorni, ti fa bene. Quindi, quale è? Una volta ogni tanto, ma maiale? O... È una delusione da chi mi conosce. Perché? La prima penne alla puttanesca. Penna la puttanesca. Gli piace, sei un maiale, quindi piace il gusto carico. Bravo. L'ideale è un mix, però. Sì, bravo. Certo. Bravo. Va bene, passiamo all'intervista, Emiliano. Andiamo veloci. Allora, per te l'amore in tre parole. Quali sono le tre parole che ti fanno venire in mente l'amore? L'amore è fantasia. Fantasia. È la prima cosa che mi viene immediata. Fantasia. Pazienza. Pazienza? Sì. Più vicino al microfono. Quale motivo? Perché la pazienza? La pazienza perché comunque per godere. Ma la romba cazzo come me. Per godere delle cose belle dell'amore bisogna anche sopportare tante altre cose. Tante altre cose. È anche un compromesso. Oh, capisco. La pazienza. Bello. Quindi la prima però me la so persa. Qual era la prima?
Era fantasia. Oh, oh, fantasia. Fantasia e pazienza. Pazienza. La terza è? La terza è costanza. 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 No, bello. Non ho capito. Costanza o costanzia? Costanzia. Costanza, costanza. Beh, bello, bello la costanza. Insomma, ci ha dato una visione molto matura. Molto matura, molto matura, molto matura. E invece? E invece? In amore. E invece? E invece? Nella tua vita affettiva, tutta sì, quanta, in amore, sì, sei stato più fortunato o sfortunato? Fortunato, lo so, dicono tutti così, però sono stato sei stato più fortunato? Fortunato? Ma fortunato, guarda, non dicono io tutti sono stato così, sfortunato dai 16 ai 18-19 anni, perché qualsiasi ragazza che incontravo mi diceva tu sei il secondo uomo, il secondo uomo, perché forse uno per non fa la parte alla Toto Cutugno, diciamo, per non fa la parte della troia, no, uno dice per non dire sono stato con 100, dice guarda sei stato il secondo. E io sono stato con sta sindrome da secondo. Da secondo. Sindrome da secondo. Che cazzo è sto prima che viene sempre di me? Consorti, questo dai 16 ai 19. Dopo sei diventato no, il primo. No, dopo, no, il primo. Comunque sono stato più fortunato, diciamo. Più fortunato. Sono andate meglio le cose, diciamo. Va bene, va bene, va bene. Quindi ti senti fortunato. In generale si sente fortunato. Sì. Bene. L'unica sfortuna avuto a conoscere a me. L'unica no, sfortuna quella è stata sicuro, Maria, quello è sicuro. Però si sta proteggendo, diciamo. Adesso ci fa l'abitudine. Senti, hai seguito il divorzio un po' travagliato tra Brad Pitt e Angelina Jolie? Praticamente lui dice sì, che lei era andata in depressione, quindi che non riusciva più a stargli dietro, e lei dice che lui la tradiva. Tu l'hai seguito? Sì, un poco. Un poco, sì. E per quel poco che hai seguito, da che parte stai? Di Angelina o di Brad? Dalla parte di lui. Dalla parte di lui. Di Brad. Faccio un cazzo. Stare dietro Angelina. Io sinceramente se posso chiedertelo, per quale motivo? Che io non l'ho seguito per niente. Quindi sono vergine sotto questo aspetto. No, secondo me c'è molta finzione in questa storia. Quindi tu dici che è costruita ad sì, arte? Sì, è tutta costruita. Ah, tutta costruita, dici. Tutta costruita. Per fare pubblicità. Sette figli, macelli. Può darsi. Tanto gli servono i soldi. Per fare pubblicità, avranno solo 100 milioni di euro in due. Quindi ci sono gli persone servono che gestiscono queste cose proprio regola d'arte. Quindi è tutto sì, dici che ci sono autori dietro. Anche sì, sentimenti sì. Vengono creati personaggi, vengono creati. I sentimenti in questo caso vengono schiacciati. Vabbè, adesso in schiacciati Italia non è interessi economici e da in Italia non esistono queste cose. Ringraziamo Maria De Filippi. Poi nel 2016, ormai quasi 17, l'amore è una conseguenza del sesso o il sesso è una conseguenza dell'amore? Cioè, prima ci si innamora poi si chiava, oppure prima si chiava e poi ci si innamora? Guarda, è una risposta scontata. Si chiava mentre si fa l'amore, perché non possono essere staccate le cose, almeno secondo me non possono essere ma staccate. Tu inizieresti il rapporto serio con una persona con cui non hai ancora fatto sesso, quindi con cui non sai se hai o no un'affinità anche sessuale? Beh, tu ti innamori di una persona quando l'hai conosciuta bene, quindi io non direi mai sono innamorato di una persona se non l'ho conosciuta bene, quindi è una cosa che viene dopo questo. Quindi ti innamori dopo il sesso? Innamoro dopo il sesso. Quindi l'amore è una conseguenza del sesso? Beh, sì. Oh, molto bene, sì, dai, molto bene. Quello che dici. Allora, la tua ragazza, la tua sì, ok, la tua compagna, ti pone davanti ad una scelta abbastanza bizzarra. Per questo giorno speciale puoi decidere tra un trisom con me e una mia amica scelta. Ti concedo una scappatella e non ti porto rancore, oppure ti do il culo. Cosa sceglieresti? La terza. Diretto. Ma perché scelgono tutti la terza? Ci hai pensato troppo. Ci ho pensato troppo. Marinelli, secondo te perché tutti scelgono la terza? Perché non glielo chiedono prima. Arrivano, cioè, troppo estremo. Marinelli, tu gliel'hai chiesta la terza? Io l'ho chiesta al primo mese. Quindi... Primo giorno. Ciao, mi chiamo Daniele, mi dai il culo? Secondo me conviene farla prima sta domanda, così risparmi le altre due. Risparmio le altre due, la metti prima, punto, finito. Potrebbe succedere pure che lei ti dice: ciao, sei Daniele, ti posso dare il culo, che ne sai? Può darsi. Dove può darsi. Scritto nei tuoi sogni, poi ti sei svegliato. Non lo so. Nel sesso, caro Marco, tu sei più Conan il Barbaro oppure Indiana Jones? Cioè, sei più oppure esploratore? Baci ogni centimetro del suo corpo. Sei più Conan il Barbaro? Conan il Barbaro o Indiana Jones? No, l'hai proprio mimato. Sei più rude. Fate tutti insieme a me. Pronti? Uno, due, tre. Ok, dopo questo rutto generale andiamo avanti.
E quindi sei più esploratore, esploratore oppure esploratore, giusto il tempo di farla bagnà, poi boom, no, dentro sbatti da qua e da là? Esploratore. Esploratore. Si prende il suo tempo. Secondo me la donna si stanca pure di vedere sempre questo così. Sempre lo sbatti medici, sempre se stanca. Esplori invece scopri cose nuove, quindi delle emozioni diverse. E non, capisco, e non pensi che esplora prima o poi, voglio dire, le cose esplorando dopo ti perdi. No, sì, ma esplorando troppo dopo io mi addorme, quindi ho tempo. Bisogna fargli sentire la clava. Per esempio, nella questione Alice, bisogna fargliela sentire su un goccio. Sì. La clava, capito? Così schiaffeggiarla un po'. Nelle natiche. No, cioè, scusate, non sono che lo pigli all'angolo pure gli schiaffi. Ecco qua. Schiaffeggiata con il membro. Io andrei avanti, Emiliano. Molto bene, molto bene. Diciamo molto che pone la parola. Questa è poesia, diciamo. Poesia pure. Cioè, è insuperabile. Quindi andiamo avanti, cambiamo argomento. Assolutamente, andiamo avanti. Vai. Non per cambiare argomento, perché è meglio andare avanti. Le tue tre posizioni sessuali preferite, dalla medaglia di bronzo a quella d'oro. La terza posizione è? Allora, la terza posizione, partiamo dalla classica, va. La missionaria, la mamma la e il babbo. La missionaria con i piedi sul petto. Con i piedi sul petto. Sei un po' feticista. Sei un po' feticista del piede. È la tua preferita. Non sto scherzando. È la preferita di Daniele Marinelli. Quindi, missionario ma con i piedi sul petto. Medaglia d'argento. L'argento è... Aspetta, era la terza posizione. Missionario, però quello un po' upgrade, no? Con i piedi sul... Aspetta, upgrade che gioca nel Siviglia. Nel Siviglia. Posso dare una cosa? Sì. Quando ti metti i piedi qua... Sì. Io sono un po' malaticcio. No, vai. Ma gli baci pure i piedi, giochi un po' con i piedi oppure li lasci sulla testa. Non sono tutti feticisti. Quando lei metti i piedi qua c'è una penetrazione massima. No, vabbè, lascia perdere la penetrazione. Ti sto dicendo di... Ho capito. Mentre no, ha detto che non è feticista non dei è feticista, piedi. Sta a posto, questo volevo dire. No, vabbè, no, non si è feticista. La seconda posizione è di fianco. A cucchiaio. A cucchiaio era la terza, perché a cucchiaio mi piace un po' di più. A cucchiaio mi chiamavano il Totti del... Il Totti dell'espressione sessuale. Bravo. Sì, sì. È giusto, ma bella, questa è bella, questa è bella. Basta che non fai il cucchiaio come medaglia d'oro. Era quella a cucchiaio. Quella a cucchiaio lo chiamano il Totti ma di fianco che vuol dire allora? Come sarebbe di fianco? Di fianco vuol dire fronte da dietro, no. A cucchiaio. Cucchiaio è lunghi da dietro, sì, a pecora. Cucchiaio. Di fronte a missionario. Laterale. Ah, capisco. Cucchiaio, sì. Io non ho capito un cazzo. Davanti laterale, non lo so. Della piazza in mezzo. Ci avrà la ragazza con i buchi sull'anca. Io non la conosco, non... Allora, adesso facciamo un gioco molto semplice, caro Marco. Il gioco dell'associazione di parole. Io ti dico una parola e tu immediatamente, velocemente, subito, mi devi dire la prima parola che ti viene in mente, senza pensarci. La prima, che sia stupida, che non sia stupida. Tutto, va bene? Vacanza. Scopare. Regalo. Vacanza, scopare. Regalo, indumenti intimi. Bene. Pigiama. Pigiama col buco dietro. Banana. Banana, non per me. Banana, non per me, la parola non è giusta. Pigiama col buco dietro, ogni riferimento a cose o persone presenti. Lontana dal mio sedere. Lontana dal mio sedere, molto bene. Grillo cantante. Grillo cantante, che non mi è... Niente, niente. Salta. Grilletto. Grilletto. Grilletto, leccare. Leccare. Mela. Mela. Mela, leccare, qua. Mutandine. Mutandine... viene in mente. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo. Gli ho visto un turno. Vabbè, sì. È che sei bloccato alle caramela, capito? Un come tornado. Sei bloccato alle caramela. Troppo che ci ingrippa. Sedia. Sedia, sesso. 90 gradi. 90 gradi, sesso. Vestiti. Sesso. Armadio. L'avrei detto anch'io. Armadio, amante. Amante. Letto. Sesso. Divano. Divano. Sesso. Fiori, sesso, no. Mi piace fiori. È un argomento che non interessa. Fiori. Amore. Cioccolatini. Sesso. Dolce, cioccolatini, sesso. Mo' gli dico sesso. Amore, bene. Doccia. Abbiamo finito, dai. Doccia, libertà. Vibratore. Vibratore, niente. Perizoma. Non lo so. Io troppo. Sesso. Bilanciere. Nudismo. Tavolo, cibo. Sfumature. Grigio. Di grigio. Molto bene. Intanto applauso. Bravo Marco, bravo. Bel gioco. Allora,
La nostra sexy psicologa Loretta, sei pronta? Sì, hai allora hai tracciato un profile? Sì, piccolo, leggero, nel dire che comunque vabbè, lui è un regista, quindi comunque questo contorna quello che è la sua persona, una persona ambiziosa, perché il regista deve controllare tutto quello che è intorno. Sei creativo di conseguenza. In amore sei molto razionale, hai le tue risposte, le tue idee chiare, ma quello che ti voglio chiedere è sesso, no, sesso a tutto. Sì, allora, dato che fai il regista, facci un buon film porno. Va bene, ma perché va non bene. Era porno questo? Ci abbiamo anche l'attrice no, io avevo già comprato il biglietto. Io avevo già comprato il biglietto per il 2 dicembre. È no, ah, non è porno? Io non so perché quando si parla di film mi associano a porno. Maria, chieditelo un po'. Io una risposta l'avrei tra le tette e la bocca. Cos'ho che no, spina sempre? Cos'ho? La bocca. La malizia è negli occhi di chi guarda. Assolutamente. Comunque venite il 2 dicembre a vedere il nostro film Affari Trop Segret. Spero di venire pure un po' prima del 2 dicembre, carissimo. E se venite a vedere Affari, il film Trop Segret. Dopo il film ve la faccio vedere. Ve la fa vedere. Va bene, ecco. Beh, che devo dire? Che fai come Madonna che chi votava Clinton no, gli faceva un è andata a finire male lì. Infatti, troppi bombini si è risparmiata Madonna. Allora, quindi Emiliano, ricordiamo il nostro ospite Marco Trionfante, regista di Affari Trop Segret, che, di cui la prima assoluta sarà 2 dicembre, venerdì 2 dicembre, giusto? Pala Riviera di San Benedetto. Venere. Seguiranno altre date in altri, certo, ovviamente in altri cinema. Certo. Si potrà vedere sul sito www.affaritropsegret.it. Okay. Quindi affaritropsegret.it. Se posso dire solo un'altra cosa, noi abbiamo tutto quello che vuoi. Un'accademia dello spettacolo di più di 1200 metri quadri. Siamo a Val Vibrata e ci occupiamo di teatro, cinema e danza. E sarebbe la Compagnia degli Oscenici. La Compagnia degli Oscenici è gestore. Compagnia degli Osceni, quindi uno stabile a 1200 metri quadrati, una compagnia teatrale, quindi fate scuola di teatro, danza, di danza e canto. E canto, molto bene. Che la Compagnia Oscenici è la compagnia nelle Marche che fa più spettacoli in assoluto. Bellissimo. Forse pure dell'Abruzzo sicuramente. Molto bene, benissimo, molto tributiamo bene. Un grande applauso a Marco Trionfante, alla sua Compagnia Oscenici e al debutto del film Affari Trop Segret. Bravo Marco, andate tutti a vedere il film, mi raccomando, e andate tutti a vedere La Mozza di Maria Amato. Bravo. Grazie a voi, grazie a te.